Ciao! Nel video di oggi proviamo questa maschera che promette di essere una maschera con l'oro. Dice praticamente attraverso l'oro, qua c'è la descrizione in inglese, dice che attraverso l'oro praticamente stimola il rinnovamento cellulare, combatte i radicali liberi e quindi riduce anche l'invecchiamento precoce. Ma iniziamo subito. Allora, quindi tiriamo fuori la maschera dalla sua confezione. Io questa l'ho acquistata su Wish o Chiocciolano 2. Vi metto qua sotto il link, non è un link di affiliazione, è un semplice link. E quindi tiriamo fuori la maschera da questa confezione. Anzi, prima però ci mettiamo la fascia. Quindi la mia... Oddio. Ah, la mia... poco... poco egocentrica maschera con la coroncina è scritto Queen. L'ho fatta vedere in uno degli ultimi haul di Primark. Quindi dicevamo, estraiamo la maschera. Ok, quindi estraiamo la maschera e la applichiamo sul viso. È molto sottile e molto gocciolosa, quindi so già che mi sporcherò la camicia. Mi serve un fazzoletto. Ok, allora riproviamo. Un po' difficile da tenerlo su. Uno, due sono i miei occhi. Uno, due, non cadere, resta su, resta su. Ok. Che fascino. Mamma mia, cosa inquietante. Tutto il prodotto è rimasto praticamente dentro la bustina. Quindi dice di applicare l'eccesso di prodotto sulla maschera, quindi adesso dovrei prendere questo liquido che sta sgocciolando da tutte le parti mentre la maschera cade da tutte le parti. Ferma. Ok, vedo così. Vedete un po', no? Così. Ok. Andiamo a fare così. Ok. Mamma mia. Ok, quindi devo tenere adesso questa cosa sulla faccia tra i 20 e i 30 minuti. Quindi ci vediamo tra 20 minuti, perché mi devo andare a sdraiare, perché questa sennò fra 2 minuti crolla tutta. Quindi ci vediamo fra un po'. Ok, andiamo a togliere la maschera. La maschera nel frattempo si era lacerata in più punti e non sento la pelle fresca. La maschera è rimasta fredda per tutto il tempo, tant'è che avevo freddo e mi sono messa la copertina. Però la sento sì più compatta, la sento più compatta, giusto quella, un pochino appiccicosa perché c'era il siero. E secondo me l'impressione della compattezza deriva proprio dal fatto che la maschera fosse fredda, però non la sento disidratata, questo no, però nemmeno sento questa idratazione così clamorosa. Non la vedo, almeno a video, particolarmente luminosa, particolarmente wow. È una maschera così, tanto per farla, nel senso, è tanto per dire ho provato questa maschera oro, perché comunque sappiamo benissimo che non c'è all'interno una minima traccia di oro, perché l'ho pagata 2-3 euro, una cosa proprio stupidissima, un prezzo infinitesimale, quindi non può contenere oro. Era uno sfizio così che volevo provare, però ci sono mille maschere che hanno un minimo di effetto in più. No, nient'altro.
detto questo, vi saluto. Se avete provato maschere oro pure voi, fatemelo sapere con un messaggio qui sotto e vi saluto e vi lascio al prossimo video che sarà nei prossimi giorni. Un saluto. Ok, abbiamo finito. Fatemi sapere in un commento qua sotto se anche voi avete provato qualche maschera particolare. Vi ricordo i social, quindi Instagram, Twitter, Facebook e via dicendo. E detto questo, vi saluto. Ok, allora fatemi sapere anche voi se avete provato una maschera oro anche voi o comunque avete provato delle maschere particolari. Ok, allora vi fa. Ok, con questo abbiamo terminato. Fatemi sapere se. Ok, con questo abbiamo terminato. Fatemi sapere se anche voi avete provato delle maschere particolari, delle maschere oro anche voi. E se avete delle maschere particolari che mi volete magari suggerire. E vi ricordo i social dove. Ok, detto questo abbiamo terminato, fatemi sapere se anche voi avete provato delle maschere particolari o come questa oro, suggeritemi qualche maschera che secondo voi potrebbe essere interessante e vi ricordo poi i social, quindi Instagram, Twitter e via dicendo e vi ricordo anche di iscrivervi e mettervi vi piace per altri video. Un saluto, ciao!